Dopo la presentazione dell'ipotesi di De Broglie, sui libri di testo delle superiori si trova spesso un esercizio di questo tipo. Abbiamo una particella di massa m che si trova a potersi muovere su un segmento di lunghezza l. Calcolare i livelli energetici permessi per questa particella. Ora, questo problema viene chiamato il problema della particella confinata in un segmento o in una buca di potenziale. E non è di difficile soluzione, ma ha bisogno di alcune premesse. Allora, innanzitutto ricordiamo che nell'ipotesi di De Broglie ogni sistema materiale, una particella in particolare, vede associata ad essa una lunghezza d'onda che è definita dalla relazione di De Broglie. La lunghezza d'onda associata ad una particella è data dal rapporto fra la costante di Planck e la quantità di moto della particella. Come abbiamo visto a lezione, un sistema macroscopico ha una quantità di moto così elevata da dar luogo ad una lunghezza d'onda di De Broglie irrilevabile negli esperimenti che si possono condurre. Mentre un elettrone, ad esempio, in un atomo, ha una quantità di moto che dà luogo a lunghezze d'onda comparabili alle dimensioni atomiche. Tant'è vero che la prima conferma della validità dell'ipotesi di De Broglie è stata proprio l'interpretazione dei livelli energetici dell'atomo di Bohr, il fatto cioè che l'elettrone potesse rimanere su alcune orbite e solo su quelle, non irraggiando. L'interpretazione di De Broglie è che l'elettrone, comportandosi come onda, dà luogo in quelle situazioni, su quelle orbite, ha delle onde stazionarie, cioè onde che non interferiscono distruttivamente ma costruttivamente, generando appunto delle situazioni in cui l'energia si conserva, si mantiene inalterata. La condizione, ricorderete, è che la lunghezza della circonferenza corrispondente all'orbita sia tale da contenere un numero intero di lunghezze d'onda associate alla particella. Fatta questa premessa, torniamo al problema della particella confinata in un segmento. Quello che si capisce è che anche dal punto di vista classico, ogni onda, quando sia confinata in uno spazio limitato, dà luogo a delle onde stazionarie. E siccome una particella ha un carattere ondulatorio, secondo la relazione di De Broglie, allora questa particella potrà dar luogo a dei livelli energetici che corrispondono alle onde stazionarie che essa riesce a produrre in quella situazione. E siccome le onde stazionarie sono individuate da dei numeri interi n, questo dà luogo a dei livelli energetici che sono quantizzati, l'abbiamo visto nell'atomo di Bohr, ma è valido anche in questa situazione. Dunque, una particella confinata in un segmento darà luogo a dei livelli energetici quantizzati. Quali sono questi livelli? Trattiamo il caso in maniera molto semplice, come se si trattasse di onde stazionarie su una corda. E riprendiamo un ragionamento che abbiamo già fatto nella classe precedente, proprio trattando di onde stazionarie. Quando un'onda stazionaria si manifesta in un spazio limitato con gli estremi fissi, dà luogo a varie onde stazionarie che devono avere come obbligo dei nodi nell'estremità. Quindi possiamo avere l'onda stazionaria con un fuso e due nodi, oppure nel caso n uguale a 2 abbiamo i due nodi estremi e uno interno, e in questo caso abbiamo un'onda stazionaria con due fusi. Oppure nel caso n uguale 3 abbiamo 4 nodi e 3 fusi. In questi casi, dunque, quali erano le lunghezze d'onda permesse? Ed è quello che pensiamo per la nostra particella quantistica confinata in un segmento. Gli estremi del segmento devono essere dei nodi. Dunque possiamo scrivere nel caso n uguale 1, che la lunghezza corrisponde in questo caso a mezza lunghezza d'onda. Quindi
Quindi nel caso 1 vale questa relazione. Nel caso n uguale 2 possiamo dire che la lunghezza del segmento corrisponde esattamente alla lunghezza d'onda che si stabilizza. E nel caso n uguale 3 la lunghezza del segmento è un'onda e mezza, quindi 3 mezzi di lambda 3. Da questa relazione possiamo ricavare che la lunghezza d'onda della prima onda stazionaria, lo stato fondamentale, è pari a 2 volte L. Del secondo stato è pari ad L. Del terzo è pari a 2 terzi L. Ma entrando nel caso specifico della particella quantistica, siccome la relazione di De Broglie ci ricorda che lunghezza d'onda e quantità di moto sono legate, se solo queste lunghezze d'onda sono permesse, le quantità di moto permesse saranno P1, H fratto lambda 1, cioè H fratto 2L, P2, cioè H fratto L. P3, H fratto 2L moltiplicato 3. Come si vede, si manifesta una regola generale. L'ennesima quantità di moto permessa corrispondente all'ennesima onda stazionaria sarà data da n volte H fratto 2L. Controlliamolo. Nel caso di n uguale a 1, ritroviamo H fratto 2L se qui mettiamo 1. Se qui mettiamo 2, ritroviamo H fratto L. Se mettiamo 3, ritroviamo 3H fratto 2L. Dunque, questa è la relazione generale che ci fornisce le quantità di moto permesse. Ma quantità di moto ed energia, in particolare energia cinetica, sono legate dalla relazione P al quadrato fratto 2m. Quindi se le quantità di moto sono quantizzate, anche le energie lo saranno. E in particolare otterremo n quadro, h quadro diviso 4l quadro, ho usato questa relazione, e poi naturalmente c'era 2m. E quindi le energie permesse per una particella confinata in un segmento sono soltanto queste, dove con n uguale a 1 abbiamo lo stato fondamentale, quello di energia più bassa, con n uguale a 2 avremo uno stato energetico 4 volte superiore e così via. Come illustra bene questa figura nella quale sono rappresentate le energie. Questo è lo stato fondamentale, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, che procedono con n quadro, mentre qui sono rappresentati i numeri quantici. Dunque, che cosa ci insegna questo esercizio? Ci insegna che quando una particella, un sistema quantistico è confinato in uno stato, in un ambiente ristretto, è costretto a realizzare la condizione di onde stazionarie. E le onde stazionarie richiedono necessariamente dei livelli energetici quantizzati.